Allora, buongiorno a tutti gli sportivi collegati in diretta, siamo al Tennis Club Viserba per presentare un importante progetto del circolo per i suoi giocatori di vertice. E da quest'anno ci sarà un nuovo step nella programmazione agonistica del circolo, non solo A2, non solo Open, ma adesso il neo direttore sportivo del circolo, il maestro Marco Mazza, ci racconterà di che cosa si tratta, ed è un passaggio direi molto molto importante per lo sviluppo del club e anche per il futuro di questi ragazzi, no Marco? Buongiorno a tutti, sì, è sicuramente un passo avanti verso quello che è, diciamo, il progetto per il circolo di crescere in tutti i suoi settori. E fino adesso abbiamo completato, diciamo, la nostra preparazione per i tornei, soprattutto a livello nazionale, e per come obiettivo principale è sempre stato la Serie A, mentre con questo progetto si cerca di spaziare a livello internazionale per avere la possibilità poi di far crescere i giovani e di portarli a una classifica ATP più alta e poter giocare poi tornei anche di importanza che possono essere i challenger, così. E per far questo chiaramente il primo passo è passare dai tornei 15.000 ai 25.000, che sono quelli dove si comincia a costruire una classifica. E per aiutare proprio questi ragazzi a compiere questi passi è stata studiata una formula di rimborsi per i ragazzi, per dare la possibilità loro di partecipare a questi tornei, e il circolo cercherà nel suo massimo di aiutarli appunto con un rimborso spese che sarà legato alla classifica sia internazionale che quella italiana. E questo sicuramente riguarda i ragazzi di vertice, ma riguarda anche tutti i giovani che cominceranno a fare attività internazionale, quindi quello che potrà anche riguardare nei tornei juniores i ragazzi che poi possono pian piano affacciarsi all'attività anche professionistica. Tra l'altro ci raggiungerà tra poco il presidente Ivano Monticelli. Marco, continuo un attimo anche con te per chiederti al momento chi parte con questo progetto, chi sono i ragazzi individuati in questo progetto, e hai parlato prima anche della possibilità di ampliarlo eventualmente ad altri. Allora, i ragazzi che sono direttamente interessati a questo progetto al momento sono Alberto Bronzetti, Mazza Manuel e Filippo Di Perna, che sono i tre ragazzi di vertice che fanno attività piena, quindi come allenamenti anche come tornei. E stiamo appunto preparando un calendario di tornei che stiamo valutando adesso, perché avendo una classifica ancora non abbastanza alta non è facile la programmazione, in quanto devi aspettare un attimino l'uscita delle liste di iscrizione per capire poi in quali tornei sarà più facile entrare e in quali tornei dove magari le possibilità di andare in tabellone e quindi di poter prendere punti sono un po' più concrete. E per cui riguardano questi tre ragazzi, e stiamo valutando appunto i tornei che si svolgeranno ad Antalya in Turchia, che sono sulla terra, o Sharm el Sheikh sul cemento, e poi ci sono anche dei tornei invece in Italia, Trento, e in Germania e in Francia, che sono tornei indoor sul cemento sempre. E dobbiamo valutare un po' appunto, in base un po' al livello dei tornei e alla possibilità di poter entrare in questi tornei, quale sarà poi la programmazione migliore per poter partire con questo inizio stagione al meglio. Contiamo un attimo con Marco, perché abbiamo distribuito ai colleghi presenti, che ringrazio per la loro essere intervenuti oggi, abbiamo già distribuito un primo elenco di tornei. Si parte da Antalya, poi vediamo che si va negli Stati Uniti e poi Repubblica Dominicana. Sì, a inizio anno si pensava appunto di questi tornei in Repubblica Dominicana, ma ora che sono uscite le liste abbiamo valutato il fatto che sono tornei di livello molto alto, per cui ci sarebbe anche il rischio di avere difficoltà nell'entrare, e chiaramente una trasferta così lontana comporterebbe dei costi alti, per cui abbiamo rivalutato un attimo il programma e sicuramente ci muoveremo qui nella zona europea,
quindi Antalya sicuramente, e gli altri tornei appunto che dovremo valutare saranno Sharm sul cemento Open, oppure quelli che sono a Trento, Francia, che sono cemento indoor. Quindi ci muoveremo in questo raggio d'azione un pochettino più vicino, in quanto appunto in questo modo le spese potranno essere un po' più contenute, per cui ti daranno la possibilità anche di fare più tornei. Allora, abbiamo detto un po' chi sono i protagonisti, quali potrebbero essere i tornei, quindi già, c'è già un cambio rispetto a quelli che abbiamo indicato. Si partirà sicuramente ad Antalya, poi comunque si rimane nell'orbita dei 15.000 o 25.000 dollari. Non c'è Manuel, che è l'unico... deve fare dei documenti, Manuel Mazza, e che è l'unico, diciamo, che ha una classifica internazionale ATP al momento, quindi lui verosimilmente potrebbe anche partire nei 15.000 nel tabellone. No, ancora. No, ancora? In alcuni sì, in altri no magari. E invece abbiamo con noi Alberto Bronzetti e Filippo Di Perna, che in questo sono sprovvisti di punti ATP, quindi dovranno partire necessariamente dalle qualificazioni. Vorrei chiedere a loro con quale spirito affrontano questo programma nuovo. Per te Alberto non è una novità assoluta, perché dopo l'infortunio dell'anno scorso ricominci da dove avevi smesso, cioè ITF. Sì, io l'ultimo ITF l'ho fatto marzo 2020 e ad Antalya appunto, e riparto da lì, o Monastir, comunque non mi ricordo benissimo, però è stato uno dei miei tornei, e ripartiamo da lì, speriamo di poter far bene, e aspettative basse diciamo, perché comunque ritorno adesso dopo questo infortunio. Parto lì con la voglia di giocare, fare più partite possibili, cercare di andare avanti più possibile col coltello tra i denti. Ecco, invece per Filippo Di Perna invece si tratta dell'esordio assoluto, perché lui viene dal circuito ITF però junior, e quindi anche tu gli ultimi tornei che hai fatto ITF junior, poi stop di un anno e mezzo costretto per la pandemia, e ora si ricomincia con questo programma, Filippo. Sì, diciamo che un'esperienza comunque internazionale, anche se junior l'ho fatta. L'ultimo torneo avevo fatto un grado 1 in Marocco a mi sembra febbraio 2020, da lì non ho più girato. Infatti mi manca abbastanza, perché comunque a me mi è sempre piaciuto viaggiare, girare, giocare tornei. E questa nuova esperienza mi piace molto, comunque sono sogni che magari si potranno avverare, quindi spero di dare il massimo e giocare più tornei possibili, impegnarmi al massimo. Allora, Marco, ricominciamo per capire bene. Ora, per Manuel e per loro e per gli altri, si potrebbe a un certo punto vedere un programma differenziato? Perché, non so, magari proprio il problema sarebbe quello di dividersi. Sì, adesso appunto in questi giorni stavamo valutando il programma dei tornei, e come dicevamo prima, Manuel ha una classifica e quindi per lui sarà un po' più facile avere la possibilità di partecipare al torneo scegliendo quale fare, mentre sicuramente Alberto e Filippo, non avendo classifica, devono valutare un attimo quelli dove avranno possibilità di entrare in qualificazione, e lì, come dicevo prima, bisogna aspettare l'uscita delle liste. Adesso le prime liste sono uscite, e già abbiamo visto che Alberto in un torneo ad Antalya è fuori, mi sembra, di 10-11 posizioni, e quello quindi dà buone prospettive per poter partecipare. E sicuramente l'obiettivo sarebbe di poter girare insieme, ma sarà difficile poterlo fare in tutti i tornei, perché come dicevi giustamente, avendo classifiche diverse, bisognerà valutare appunto, soprattutto per Alberto e Filippo, quali sono i tornei dove possono partecipare. Manuel, avendo possibilità maggiori, la possibilità anche di poter partecipare a quelli ad Antalya successivi, che sono dei 25.000 dollari, più alta, per cui appena escono le liste anche di questi tornei potremo valutare se anche Filippo e Alberto potranno aggregarsi a questo tipo di trasferto, oppure loro dovranno orientarsi ai tornei 15.000 di Sharm, quelli sul cemento Open, dove la possibilità di entrare in qualificazione è un po' più semplice. Quindi molto probabilmente ci sarà questa divisione, chiaramente sarà impossibile seguirli tutti,
Per cui, ma loro sono già bravi, ormai sono da tempo che si organizzano. Filippo ha già girato i tornei juniores, Alberto ha già esperienza, è andato anche nella zona della Russia a fare tornei, per cui l'esperienza anche di girare da solo ce l'hanno e non è un problema sicuramente. Tu ci sarai con loro? Io non, difficilmente riesco a seguirli, perché chiaramente qui la scuola va avanti, gli altri ragazzi continuano a allenarsi sempre, quindi non mi sarà facile. E se riusciamo a trovare un torneo dove possono partecipare tutti, quello sicuramente andrò a seguirlo. Volevo chiedere ad Alberto Crescentini se voleva fare una domanda. Sì, allora, visto che il programma è cambiato rispetto a quello che ci hanno dato, praticamente, come dicevamo prima... No, dicevo, non si vola più al di là dell'oceano, niente Florida, niente Repubblica Dominicana... per esempio in Turchia il primo che inizia, ho visto lunedì, ci saranno tutti e tre? Non ci sarà, ce ne sarà uno, ce ne sarà due? Chi va ad Antalya? Qui c'è scritto 31. Ah, perché ce ne sono due di fila, insomma. Ok, e dal 7 ci saranno tutti e tre? Al momento è previsto Alberto. Un attimo, Al momento è previsto Alberto, che è segnato lì ad Antalya, mentre Manuel era all'inizio era segnato a Santo Domingo, per cui togliendo quella trasferta appunto di Santo Domingo, dobbiamo vedere se lì potrà partecipare, diciamo entrando come senza iscrizione così, oppure partirà dal 14. Molto probabilmente lui partirà dal 14, mentre Alberto potrà partire già dal primo torneo. E l'altro, dimenticavo appunto che noi c'è anche l'Alessandra Mazzola che rientra in questo progetto, e perché chiaramente ha un livello di gioco e sicuramente la possibilità di fare bene nei tornei internazionali, e sono molto contento che quest'anno comincerà a preparare un'attività completa, quindi a livello internazionale. Lei è segnata nei tornei, anche lei ad Antalya e a Sharm el Sheikh, molto probabilmente si orienterà per i tornei di Sharm el Sheikh sul cemento, e anche quelli si parla di metà febbraio, l'inizio di questi tornei a cui parteciperà sarà da metà febbraio. Quindi ci sarà anche Alessandra Mazzola che continua a allenarsi qui, malgrado farà la Serie A col Baratov di Pesaro, quindi questa è una novità, quindi l'Alessandra Mazzola... Quest'altro anno giocherà la Serie A1 o A2, non mi ricordo, A2 con il Baratov. Ecco, aspettiamo ancora l'arrivo del presidente, che arriva direttamente da Milano. E Marco, un obiettivo a fine stagione per questi ragazzi, l'ingresso in classifica mondiale e poi Manuel, e Alberto, Filippo, dove potrebbero arrivare? Domanda molto difficile, diciamo, dove potrebbero arrivare. Obiettivo sicuramente quello per Manuel di poter entrare nei primi 700 giocatori, soprattutto perché riuscendo a costruirti una classifica che ti dà la possibilità anche di entrare nei 25.000 e magari in qualche challenger, ecco che dopo potresti programmare un tipo di stagione anche per il prossimo anno di livello più alto, per avere la possibilità poi fare di un ulteriore salto di livello. Per Alberto e Filippo, che al momento non hanno punti, obiettivo principale sicuramente di entrare in classifica, quindi prendere i primi punti, e il loro livello io penso che possa stare tranquillamente nei primi 1000, quindi se una buona programmazione e anche un pizzico di fortuna, perché in questi tornei a partire dalle qualificazioni ci sono giocatori fortissimi e quindi spesso ci vuole anche un po' di fortuna nel sorteggio per poterli evitare, perché sinceramente nelle qualificazioni vedo spesso giocatori poi che arrivano in fondo al torneo, e quindi è per quello anche che è importante farne un buon numero, in modo tale anche che la probabilità di avere poi un tabellone buono che ci dia la possibilità di andare avanti è molto più alta. Certo, tanto ci ha raggiunto il presidente Ivano Monticelli,
Ivano Monticelli, al quale grazie per essere giunto in tempo da Milano. Ivano, per il circolo è un grande passo, perché vuol dire mettere in campo delle risorse economiche per far viaggiare i ragazzi nel circuito e quindi sperare che acquisiscano i primi punti ATP, sperare che si facciano valere anche in campo internazionale, che non sarà facile perché adesso la concorrenza è spietata, no? Buongiorno, scusate, intanto vorrei ringraziare voi giornalisti il tempo che state dedicando al nostro circolo, intanto grazie di questo. Ma quello che speriamo, che poi tutto questo impegno che voi dedicate al nostro circolo poi sia ripagato dai successi dei nostri ragazzi. Come diceva Marco, sì, per noi è un impegno, è uno sforzo, però ci crediamo in questi ragazzi. L'impegno loro è tanto, come tanto l'impegno dei maestri che stanno dedicando a questi ragazzi, e l'impegno anche del nostro circolo nell'affrontare nei migliori dei modi le loro uscite, per cercare di aiutarli e per cercare di poter prendere dei punti dell'ATP. Diciamo un impegno per il circolo non semplice. Perché non semplice, perché quest'anno, tra l'altro, se vogliamo aggiungere qualcosa, Ivano, il circolo è impegnato su più fronti, e non solo sul nell'aiutare appunto questi ragazzi a fare un circuito internazionale, ma anche su quello strutturale, perché tra poco si potrebbe iniziare a giocare anche a padel a grande livello, no? Te lo chiedo. Noi ci stiamo lavorando e speriamo che di poter partire prima possibile col padel, e stiamo cercando anche di poterci inserire in qualche, come posso dire, per qualche torneo internazionale, in qualche circuito, e ci stiamo mettendo tutte le nostre forze per poter raggiungere questi traguardi qua nell'affrontare appunto un circuito internazionale anche nel padel. Sì. Perfetto, allora intanto ci ha raggiunto anche un giocatore che in punta. Ecco, ci ha raggiunto un giocatore di punta del tennis Viserba, che non farà il circuito internazionale, però insomma li stai allenando tu un po' anche questi ragazzi, no? Francesco Giorgetti. Francesco, come, a che punto sono? Buongiorno a tutti, ma sì, ogni tanto mi capita di affiancare il nostro maestro Mazza e Luca Gasparini, e per seguire i ragazzi direi che dai, siamo a buon punto. E io quest'anno non farò tornei internazionali, però comunque continuerò a fare qualche torneo open in zona, e magari anche qualche torneo BNL, che ho visto che sono appena usciti i calendari, e speriamo dai di toglierci ancora qualche soddisfazione. Per i tornei open, questa è la tua? Sì. Bene, allora avevamo in programma un collegamento con Lucia Bronzetti, mi ha risposto dicendomi che si sta allenando fino alle 13:15, quindi per il momento io direi che interrompiamo qui il collegamento, poi eventualmente ci... allora Alberto Crescentini. Sì, allora no, volevo un pochino stringere un po' di più, anche se magari certezza non ci sono sui tornei ai quali parteciperete. Allora, la certezza per adesso è Antalya, probabilmente Sharm, sì. Poi avevi detto Trento. È un 25, 3. Dobbiamo vedere le liste quando escono, perché è un torneo qui in Italia, sono sempre di altissimo livello, perché tutti i giocatori... Scusate un attimo che... Come dicevamo appunto, Trento è un torneo, un 25.000. E oltretutto in Italia, per cui la concorrenza, i giocatori che si iscriveranno sono tanti, e per questi tornei dovremo vedere un attimino quando escono le liste, per vedere se sono già in lista, se sono già dentro il tabellone oppure se sono fuori. Se sono fuori dal tabellone dovremo valutare di quanto, per capire se c'è comunque possibilità di entrare, perché
Se sono fuori di 5-6 posti sicuramente entreranno, ma se per caso sono fuori di 30-40 posti dovremmo orientarci in tornei dove sono più vicini al tabellone o dove sono già dentro, perché quando ti iscrivi a un torneo tu inserisci nel torneo che priorità dai a quel torneo, quindi priorità 1, 2, 3, e in automatico dopo verrai cancellato dai tornei dove diciamo sei più lontano e quindi ti rimane quello dove hai più possibilità di entrare. E quindi dovremo però aspettare l'uscita delle liste per poter fare diciamo il punto preciso della situazione. Al momento quello di sicuro c'è il primo torneo ad Antalya, che è quello del 7, e da lì dopo usciranno anche le altre liste e potremo valutare con più precisione se muoverci ad Antalya in Turchia oppure poter rimanere in Europa con Trento o Francia, insomma. Sì, c'è Francia e Germania, mi sembra che siano i tre tornei tutti indoor sul cemento. Sharm sono 15.000, lì sono open sul cemento, per cui valuteremo se fare Trento oppure se orientarci per Sharm sul cemento, dove sicuramente le liste sono un po' più di basso livello e quindi si potrà entrare con una possibilità molto più alta. E anche l'Alessandra Mazzola probabilmente parteciperà, al momento siamo orientati a Sharm, salvo situazioni diverse che magari appunto, come dicevo, quando escono le liste possa cambiare qualcosa. Sì, prego. Un attimo. Chiedo al Presidente, si è parlato di sforzo, ecco, quantificando un po' lo sforzo che fate, no? Aiutare questi ragazzi a viaggiare, a pernottare, tutto il resto, in quanto si può quantificare? Cioè a budget quanto avete messo per questa avventura? Allora, un attimo Ivano, che ti passo il microfono. Allora, stiamo quantificando in questo momento quale sarà il vero budget che andremo a dedicare, ma sinceramente è un budget che può superare i 10.000 euro che stiamo mettendo in campo per questi ragazzi. Poi tutto dipende dalle risorse che potremmo trovare sul territorio, ci stiamo muovendo nel cercare degli sponsor. E oggi diciamo di sicuro come sponsor abbiamo la Banca Generali che ci sta aiutando tantissimo su questo fronte. Dovremmo chiudere con loro la trattativa già dalla prossima settimana e anzi mi farebbe piacere se nell'articolo che fate se la Banca Generali viene fuori, insomma, ecco, perché ci tiene, se riesci a mettermela, a evidenziarmela, mi farebbe più che altro piacere, insomma, ecco. Gianluca, vuoi chiedere qualcosa? Gianluca Strocchi? No, volevo chiedere appunto se c'era qualcuno che seguiva i ragazzi, ma Marco l'ha già spiegato che chiaramente, avendo tanti impegni qua, quindi tendete ad aggregarvi ad altri giocatori, altri, o fate tutto, diciamo, da soli? In questi circuiti di 15.000 o 25.000 ci sono tanti ragazzi che girano per conto proprio e qui in zona ci sono altri ragazzi con cui siamo molto in amicizia, ci sono scambi anche di allenamenti, loro vengono da noi, noi andiamo da loro, che poi è come tipo Marco De Rossi o Picchione o Bertuccioli, tutti della zona, che è da tanto tempo anche loro che girano e quindi quasi sicuramente si aggregheranno, quindi sono dei ragazzi che andranno in via 2-3 insieme in questi tornei, in modo tale che possono anche organizzarsi per quello che riguarda gli allenamenti e nel momento che finisce un torneo possono allenarsi insieme per preparare quello successivo. Come dicevo appunto, perché sono ragazzi preparati, hanno già una certa esperienza di questi tornei, per cui si sanno organizzare molto bene anche per quello che riguarda l'organizzazione extratennistica, cioè viaggio, cioè albergo e tutto. E quindi anche questo punto qua, appunto, di organizzazione molto importante, però loro sono già molto esperti, devo dire che sono veramente bravi a scegliere sia per quello che riguarda la spesa sia per quello che riguarda la location la miglior soluzione per poter fare poi una buona attività e prepararsi al meglio per il torneo. Bene, allora,
Io direi che per il momento abbiamo concluso, avevamo in programma il collegamento con Lucia Brondetti, ma si sta allenando, io l'ho ricontattata ora, probabilmente riproveremo all'1:15 quando terminerà il suo allenamento, era un cost to cost tra Brondetti e Brondetti, tua cugina si sta allenando per la prossima settimana, andrà a Manacor in Spagna a giocare alla corte di Rafa Nadal in un 25.000, penso che sarà il suo. Ora tu fai il tuo primo 25.000 la prossima settimana e il tuo primo ETF dopo tanto tempo per lei sarà l'ultimo, perché dopo per lei credo, no, adesso nella sua programmazione immediata è l'ultimo, perché dopo fa tornei del WTA, quindi chiaramente ha la classifica per fare questo tipo di tornei. Allora, per il momento io direi che ringraziamo i nostri relatori, in bocca al lupo ai ragazzi che si accingono a partire, grazie al presidente Ivano Monticelli, e poi eventualmente fra un po' ci ricolleghiamo per il saluto di Lucia Brondetti per chi vuole rimanere. Grazie a tutti. Allora, siamo in collegamento diretto con Lucia Brondetti, che ha terminato gli allenamenti e così partecipa a questa conferenza stampa di presentazione dei giocatori del Viserba in tour, tra cui c'è anche suo cugino Alberto Brondetti, che sarà il primo a partire ad Antalya. Lucia, tu un anno fa facevi gli stessi tornei, esattamente? Sì, l'anno scorso a quest'ora era Sharm a fare $15,000. E poi nel corso dell'anno è un po' cambiato l'andamento. È cambiato molto l'andamento. Sì, direi, sì. Senti Lucia, sì. Anche tu sei in partenza, no? Vai a Manacor la prossima settimana. Sì, parto sabato e vado a fare un 25.000 in Spagna. Sì. Penso che forse sarà l'ultimo tuo ETF della carriera, è possibile? No, l'ultimo non sarà sicuramente, vedremo, speriamo sia uno degli ultimi, però insomma cioè, se c'è bisogno si giocano anche questi tornei. Ecco, mi dicevi l'altro giorno che ci siamo sentiti, vai in Messico, Guadalajara, Monterrey e prima ancora Dubai? No, Dubai non lo gioco perché non entro. Faccio Guadalajara e Monterrey e poi India Wells e Miami. Ecco, ci sono dei colleghi qui con me, Alberto Crescentini del Carlino e Gianluca Strocchi di Federtennis.it. Volete? Sì, ciao Lucia, noi ci siamo messaggiati su WhatsApp, non so se ricordi, durante l'avventura australiana. Ciao. Sì, ciao. Ti lamentavi di aver raccolto due game con la Barty. La pegola ha fatto come te nei quarti. No, dicevo, ti lamentavi di aver raccolto solo due game con la Barty, la Pegula ha fatto come te nei quarti di finale, la Zurenko ha fatto peggio e oggi la Kiss non è andata molto più in là, perciò dai, questo sì, rivaluta ancora di più il tuo secondo turno, credo. Sì, ma comunque io ero già contenta, insomma non mi sono lamentata, no. Ho solo detto che potevo fare magari un po' di più, però si sa che è forte, la numero uno del mondo. Se così non fosse sarebbe strano. E comunque sì, sta giocando molto bene, ha vinto facile con giocatrici in forma in questo momento, quindi è sicuramente la giocatrice più forte al mondo in questo momento. Gianluca Strocchi. Ciao Lucia, ti volevo chiedere... Ciao, complimenti innanzitutto per quello che hai fatto in Australia, per le emozioni che ci hai fatto vivere a distanza. Ti volevo chiedere se quel ricordo, insomma, giocare con la numero uno del mondo nel campo centrale di Melbourne sia un'esperienza che ricorderai per tutta la vita. Sicuramente sì, spero sia una delle tante esperienze, però questa rimarrà la prima volta e quindi rimarrà sicuramente la più bella. E me la porterò dietro per sempre, è stato molto bello, molto emozionante e insomma spero di poterci ritornare. Ecco, ho visto anche un collegamento molto bello su Sky assieme al tuo coach Francesco Piccari, anche lì insomma traspariva molto la tua emozione, se mi posso permettere sembravi
come un, diciamo, una ragazzina che ha finalmente toccato con le mani il suo sogno. Sì, sì, sono molto contenta e sicuramente era un sogno che avevo fin da bambina, ed essere riuscita a realizzarlo, beh, per me vuol dire tanto, quindi sono contenta, sì. Ti devo fare un'altra domanda, poi ti lascio. E fra, diciamo, 2 mesi, anche meno, c'è la Billie Jean King Cup. Si gioca in Italia, tu sei, come classifica, una, insomma, delle potenziali. Garbin ti ha detto qualcosa? Hai avuto qualche contatto? Ci speri? No, ancora non ha, cioè, le convocazioni le farà poco prima della Fed Cup, insomma. È sicuramente una cosa che mi farebbe tanto piacere, un altro sogno che si realizzerebbe, e spero di poterne fare parte, insomma, però poi deciderà la capitana e vedremo, insomma. Ok, in bocca al lupo. Allora Lucia, l'ultima domanda te lo fa un giornalista davvero speciale, perché Alberto Bronzetti è qui. facciamo questa sorpresa, perché Alberto parte per... Dai, facciamo... Lucia ha avuto tanta sfortuna, è stato un anno fermo, prima la pandemia, poi dopo l'operazione chirurgica, adesso ricomincia ad Antalya, 15.000. Alberto, facciamo un bocca al lupo ad Alberto, che è qui con noi. In bocca al lupo, Alberto. grazie. Dai, spero che, vabbè, l'importante adesso è ricominciare con calma e cercare di giocare più partite possibili, tornare nell'ambiente, e poi piano piano i risultati arrivano. Dai, se si lavora bene e con costanza, poi arriva tutto. Speriamo, dai. Ci provo. Spero di seguire io le tue ombre questa volta. Infatti. Allora, con questo siparietto familiare bellissimo, Lucia, io ti ringrazio tanto, sei stata gentile a averci concesso questo collegamento. In bocca al lupo, ti seguiremo in Spagna la prossima settimana, e direi che grazie ancora, Lucia. Grazie a te.